La prima raccolta di Ofelia si intitolava Come il glicine ti cerco e sono delle quartine, ne leggo qualcuna insomma così, e queste sono dedicate alla madre, insomma nella maniera più tradizionale che avrei dovuto dirglielo a mia madre che ieri ho visto il corpo di una capra rovesciata sul ciglio della strada, ma ripensandoci era un pony nano. Ieri ho visto la madre di mio padre, il suo sguardo, il mio sguardo, la credenza, a un passo dal rumore del respiro, il ricordo è un furgone dei gelati. Ignoro il motivo per cui non ho mai detto a mia madre che il primo bacio l'ho dato nella piazza dei sapori al centro commerciale a Tor de Schiavi. Ma diglielo tu a mia madre che quella volta il carro attrezzi è arrivato per ricollocare i sogni dei gabbiani, a togliere la polvere del tempo. Questo è tratto da un'altra raccolta che si intitola Jealousy ed è uscita su Poetarum Silva. Questa riesco a leggerla tutta. E quindi Ofelia nel frattempo si è un po' sviluppata qua, qui riflette un po' sulla posizione dell'io lirico, un po' più assertiva, insomma, diciamo che insomma così le posizioni. Lo Zenith, e qui avevo dato un indizio, perché io ho annunciato insomma che ero il gruppo spalla di Ofelia Borghesano soltanto un paio di mesi fa, però in questa che sono. È un acrostico e tutti i versi iniziano con una lettera che formano le due parole Luca e Rizzatello, quindi diciamo che si poteva intuire questa cosa, ma lo Zenith nell'azzurro è un lazzaretto uguale a ieri, ieratico sguardo che mi penetra come un fuoco ardente sei che non lascia mai traccia. Riposta con la cenere alla teca, incendio nella selva dei ricordi a zonzo tu sei, risposta che riposa, zitta, lampione cariato di gioia. Appari dunque dopo i fieri pasti, tantalo mio, alfabeto che non è di questa terra tu sei, ridammi le radici, le impronte che tu digiti. La porta della gabbia resta schiusa, oppure questa è solo un'altra scusa. Poi c'è Mandalata, che questo è uscito su Critica Impura. Questo è, diciamo, realismo magico, se dovessimo parlare così. Vabbè. Ho visto di sfuggita tra le fronde un uomo che picchiava sulla testa un cigno usando solo una bottiglia di Ferrarelle vuota e malandata. Poi ieri quell'idrometra gridava Marcello, Camier, come la reclame, pensandolo conforme ad un palindromo, ma all'incontrario Ollecram non va. Dovessi mai buttare dalla torre la forbice, la carta oppure il sasso, se fossi in grado io le taggerei e poi mi butterei tra le tue braccia. Per dirti ciò che sento, non ti serve il waterboarding quando il tremor cordis qui ci fa chiavi dello stesso scrigno. Che cifra mi daresti, mi diresti? E l'ultima è troppo bella, non ve la leggo. Leggila! Ok, la leggo. Quell'astro che ci indica la rotta si spegne quando scorgo il tuo sorriso, la miglior fibra a cui dedicherei la terra desolata da irrigare.